Le risorse che la Regione Toscana, per effetto dei finanziamenti comunitari, destinerà a fondo perduto alle aziende PMI del territorio toscano. Finanziamenti che gireranno dai 20.000 ai 200.000 euro per accompagnare tutte quelle aziende che in questo momento di difficoltà post-lockdown devono risistemare la propria azienda, devono investire e non soltanto quello che può fare il governo quando finanzia, dà finanziamenti agevolati. Noi vorremmo dare e abbiamo stanziato finanziamenti fondo perduto. Tranche da 20 a 200 mila euro, 115 milioni la somma complessiva, altri 17 milioni andranno di questi fondi comunitari sulla promozione turistica, 10 vanno sui territori, 7 vanno all'agenzia di promozione turistica che sta costruendo degli eventi e Chianciano in primis troverà un paio di eventi forti della promozione turistica, 10 sull'accesso al credito perché quello comunque va cofinanziato e agevolato e tutelato con i conflitti di carattere regionale e poi ci saranno altre risorse che invece vanno direttamente a vantaggio delle imprese ma non direttamente rispetto all'attività di sostegno all'economia e al commercio. Queste le misure principali, complessivamente un pacchetto da 115 milioni, dentro ci sono anche 30 milioni per tutti i lavoratori che hanno figli e che fanno parte di quelle aziende che comunque vivono una fase di crisi. Queste le misure principali di un pacchetto complessivo che riguarda 200 milioni di euro.